mestiere del restauratore, no? Ma chi, da dove parte? Insomma, è una, così, una passione che avete. C'era un maestro, diciamo, ma come avete cominciato? Avete cominciato come No, ragazzi di bottega, no? quasi, Quasi. diciamo che mio fratello Salario, lui è 12 anni più grande di me, quindi io ho iniziato con lui e lui già faceva prima il falegname e dopodiché passò È stata un'evoluzione, no? sì, Ok. sempre per passione, quindi lui faceva il restauratore, e mi sono accollato io con lui e quindi è andata avanti così. Parliamo di oltre 35 anni. 35 anni fa, 35 Oltre. Poi sono arrivati anni fa. I loro, quindi ragazzi. chiaramente poi passiamo Okay. Quindi questa qua, ad esempio, che queste mosse che sono? Queste mosse qui? loro. Qui vengono fatti i vari ripristini e restauri, quindi vanno aggiunto dove la sedia si è indebolita, vanno rimesse a posto. È la fase iniziale, l'incollaggio, noi poi passiamo all'altro, possiamo mettere nel forno per quanto riguarda i tatui. Poi la stuccata, tutta la prassi per poi riportarla al, diciamo, prodotto finale, che è così, insomma, Okay. era la stessa linea. Okay. Queste sedie come venivano realizzate? C'era il falegname? Nel nuovo, cioè quando veniva costruita. Sì, ma tipo c'era un maestro d'asce, no? Sì, Come? chi costruisce è l'ebanista, è il Ah, falegname. capito. Noi siamo tutt'altra cosa, noi recuperiamo tutto quello che è di antico, rovinati, in qualsiasi modo si riesce al 90%, forse di più, a recuperare. Vedendo poi la foto, ci siamo ritrovati con Francis Ford Coppola. Come vi ha contattato? Cioè, come vi ha trovato? No, c'era l'impresa Dilco che ci ha contattato nel momento in cui avevano bisogno di un restauratore fidato. Quindi. Il lavoro del restauro, del restauratore, alla fine bisogna avere la creatività. Sì. Con quella creatività abbiamo cercato di portarla su cose nuove. Hai fatto qualche scuola o tutto con No, tuo no, padre? diciamo, scuole non ne ho fatte. Ma tu invece quando hai Però, cominciato con tuo padre? Cioè da piccolo, insomma, no? vabbè, sì, io inizialmente quando andavo a scuola venivo, diciamo, in periodo estivo. Estivo, in estate, Poi, dopo che mi sono diplomato, poi sono venuto, che è stato nel 2006. no? Come ti è venuta l'idea? No, questa cosa di personalizzare, di fare questi papiani. Perché proprio quel legno? Perché ho voluto dare, insomma, una seconda vita al legno, no? Sì, Perché vabbè, proprio sì, così? diciamo che diciamo, a me è La sempre tipo di piaciuto professione di tuo padre. lavorare con il legno, quindi diciamo, riuscire anche a dare una forma particolare che lo rendesse alla fine più creativo e anche, diciamo, anche diciamo, dando un tocco un po' di modernità anche per i giovani. Ma questi utilizzi diciamo, una dima, una forma, una sagoma, Vabbè, insomma, sì, alla fine. prestabilita o magari sono tutti fatti a mano, rigorosamente fatti a mano, Quelli sono quindi fatti, liberamente? diciamo, mi sono creato una dima perché prima ho fatto un disegno. Ho trovato, diciamo, il disegno che più mi desse l'idea appunto di un papio. E niente, poi vanno prima tagliati sotto la sera, dando la forma, innanzitutto. All'inizio è piatto. E poi vengono appunto intarsiati a mano fino a quando non raggiungo appunto le forme, diciamo, che mi sono prefissato Quindi alla fine ogni papione è diverso dall'altro. Sì, alla fine sì, si possono fare tanti tipi di forme e ne ho fatti anche un bel po', mi ho dato anche un po' di negozi. E questa è alla fine l'essenza dell'artigiano, Sì, perché non. alla fine cerco di dare, diciamo, tramite gli intarsi, dare, diciamo, l'effetto migliore Morbido, così quasi realistico, che no? possa dare appunto, diciamo, Sì. l'aspetto di un papillon vivo, alla fine. Diciamo, Forma all'inizio è principale, praticamente un pezzo no? Un di pezzo di legno legno, poi dopo ti dritto. fai, lo passi Sì, poi viene sotto ritagliato con la siga, tante. insomma, Sì, circolare, no? sì, sì. E E poi, insomma, poi poi. pian piano partiamo, diciamo, prima con l'intarso del nudo. Si taglia appunto, si fa un taglio in profondità, così da poter appunto scavare
rendendo il nudo, diciamo, più in risalto, sì, in rilievo. E poi si parte appunto con le, diciamo, rendere appunto incavate alcune zone che danno appunto il, diciamo, l'ondeggiatura, che è, diciamo, sì, però, particolare del pattern. Però questo qua non vedo le venature, insomma, le striature del legno, no? Sì, perché, vabbè, sì, perché sono... ogni, cioè, alla fine, diciamo, ci sono diversi tipi di legno. E quindi poi ogni legno dà alla fine un tipo di effetto diverso.